Ciao, sono Cristina del blog Contemporaneo Food. Oggi ho avuto un'occasione particolare di fare la spesa per uno chef stellato, Igor Macchia. Ho comprato diversi prodotti del territorio piemontese e sono molto curiosa di vedere come deciderà di utilizzarli e se almeno in minima parte riuscirò a metterlo un po' in difficoltà. Vediamo! Allora, sono andata un po' in giro, ho comprato i peperoni di Carmagnola, prodotto tipico del territorio, e poi ho cercato di prendere degli ingredienti che si usano spesso nella nostra cucina piemontese. Vedendo il riso, sicuramente un risotto, direi che potremmo farlo con i peperoni, con le acciughe e con il prezzemolo. Quindi mi usi tutto? Quasi. Quindi non ti ho messo in difficoltà? No, però sono contento. Va bene, proviamo. Quindi siamo pronti per cominciare? Io direi che la prima operazione che possiamo fare è quella di preparare il brodo. Io nel frattempo inizio a preparare i peperoni, dopodiché li andiamo a infornare a 200 gradi per circa un'ora. Adesso mentre tu finisci il brodo, io inizio a preparare il prezzemolo per la cottura della salsa. Quindi prendiamo semplicemente il prezzemolo, lo andiamo a pulire, lo facciamo cuocere per 3-4 minuti. Lo scoliamo e lo andiamo a frullare. Allora, io credo che il nostro prezzemolo sia cotto. Faccio io? Prego. Faccio io. Chef, se ti brucio non è una cosa sul personale, perché sono un po' impedita in queste cose. No, siamo abituati. Io ci provo. Siamo abituati. E voilà. Perfetto. Come vedi, questi sono i momenti in cui l'energia è importante in cucina. Abbiamo ottenuto questa bellissima crema. Quindi se tu lo metti qua, immagino che lo usi per fare delle decorazioni dopo. Sì, esatto. Lo utilizziamo per disegnare una spirale sopra il risotto. I nostri peperoni sono pronti, andiamo a toglierli dal forno. Quando la nostra crema è ben frullata, andiamo a raccoglierla in un recipiente e la utilizzeremo poi per mantecare il risotto. Andiamo ad aggiungere il riso. Puoi girare facendo attenzione che non colori troppo. Adesso il riso mi sembra molto caldo, come senti, sì. ha cambiato suono. Possiamo andare a mettere il nostro brodo che abbiamo preparato in precedenza. Ci sono molte scuole di pensiero, infatti, come sai, giro, non giro. Era proprio quello che volevo chiederti. Io giro. Ah, quindi io giro. Gli diamo fastidio sempre. Sì. Benissimo. Possiamo iniziare ad aggiungere il burro. Sì. Aggiungo io. Sì, prego. Vedi? Ecco qua. Dopo aver aggiunto il burro andiamo ad aggiungere del parmigiano reggiano grattugiato. Sì. Poi andiamo ad aggiungere la nostra crema di peperoni. Allora, secondo me va bene, se vuoi assaggiarlo così mi dici se va bene di sale e di pepe. No, chef, è dolce. Aggiungiamo sale e pepe, io lo aggiungo, vado sulla fiducia. Aggiungo? Fidati un pochino. Adesso assaggi tu però. Assaggio per vedere io. Se ho detto una cosa sbagliata. Salatissimo. Immaginavo, vabbè. Prima di iniziare a impiattare, l'ultima operazione che dobbiamo fare è quella di pulire le acciughe sotto sale e tagliarle a pezzi. Perfetto. Andiamo a impiattare il nostro risotto che è pronto. Lo andiamo ad allargare leggermente. Uniamo il prezzemolo che abbiamo preparato in precedenza e poi aggiungiamo le acciughe. Chef, questo piatto è stupendo, è bellissimo. Grazie. Mi crea qualche dubbio l'acciughina così. Cosa ne pensi, chef? Sbaglio? Tu assaggialo. Assaggiare. Posso assaggiarlo anch'io? Direi di sì. Grazie. Eh no, c'hai proprio ragione. Equilibratissimo, molto molto buono. Io il mio l'ho fatto. Assolutamente. Adesso tocca a te, oppure puoi venire al ristorante a vedere se lo facciamo sempre uguale. Assolutamente sì, non so se sarò al tuo livello, ma ci provo. Vediamo. Ok.